Oggi è la giornata mondiale delle malattie rare, allora Padova dedica una mostra per raccontare la vita difficile di tanti bambini. Ce la illustra Morena Trolles in questo collegamento. Sì, buongiorno dal Centro Culturale San Gaetano. Oggi giornata mondiale dedicata alle malattie rare, che sono rare sì, ma sono tante e riguardano nel mondo e in Italia tantissime persone. Tanti di questi sono bambini ed è per questo che oggi ci troviamo con una biologa che lavora all'unità delle malattie metaboliche dell'azienda ospedaliera. Benvenuta a Giulia Polo. Grazie. Dunque, tanti bambini appunto nascono purtroppo con una malattia metabolica ereditaria, però dal 2016 esiste una legge nazionale che rende obbligatorio lo screening neonatale, che è quello che fate voi in pratica ogni giorno. Sì, noi ci occupiamo di malattie metaboliche ereditarie e il nostro centro, il centro ospedaliero di Padova, il centro screening, è attivo dal 2014 per lo screening di malattie metaboliche ereditarie. Questo esame viene eseguito alle 48 ore di vita del bambino e con questo piccolo test che prevede la raccolta di una goccia di sangue riusciamo a diagnosticare più di 40 patologie metaboliche ereditarie. L'importanza dello screening è che riusciamo ad arrivare alla diagnosi prima che insorgano le complicanze cliniche della malattia e quindi riusciamo ad avere una diagnosi e a poter mettere in terapia pazienti prima che questi abbiano i primi sintomi. E le malattie metaboliche ereditarie sono rare, però nel loro complesso sono molto frequenti, uno ogni 2000 nati. E appunto l'obiettivo nostro è di garantire ai bimbi la qualità di vita migliore e un approccio terapeutico corretto già dai primi giorni di vita. Ci riesci a dire quanti siano i bambini appunto con queste malattie in Italia e nella nostra regione? Noi seguiamo circa 1000 pazienti con malattie metaboliche ereditarie. Sono nel complesso sono circa 500 malattie diverse e sono molti pazienti con queste patologie nel territorio italiano. Dallo screening circa uno ogni 2000 neonati sono affetti da malattie metaboliche ereditarie. Bene, grazie a Giulia Polo, altre testimonianze, vi ho detto anche tutte le altre immagini questa sera nel nostro telegiornale. La linea a voi.